Ciao, sono Chiara, sono di Torino, ho 24 anni e nel tempo libero mi piace fare sport, fare passeggiate per la mia città e passare del tempo con i miei amici. Ciao, sono Marco, ho 24 anni, vengo dalla Toscana e sono qua a Torino da 5 anni. Nel tempo libero mi piace viaggiare, mi piace vedere i miei amici, frequentare nuove mostre e comunque approfondire tutto quello che è il mio campo di interesse a livello culturale. Ho scelto questa magistrale per poter intraprendere un percorso che mi desse degli strumenti per essere sempre più consapevole come architetto di ciò che sto andando a progettare e di come va a incidere sull'ambiente in cui intervengo, per avere una formazione che da un lato mi desse delle conoscenze e dei criteri sempre più specifici e mirati a progettare in modo sostenibile e dall'altro degli strumenti tecnici e pratici per poter misurarne l'effettivo impatto. Ho scelto questo corso di architettura perché mi sembra essere la strada più innovativa e più sostenibile che tenesse in considerazione tutti quelli che sono gli aspetti innovativi che permettono di abolire quella che è la tradizione e andare verso un futuro più sostenibile e con più attenzione alla progettazione. Durante il corso di economia circolare abbiamo avuto l'occasione di progettare un padiglione per un'azienda vitivinicola che esprimesse tutte le buone pratiche della circolarità e abbiamo avuto la fortuna che l'azienda stessa decidesse di realizzare questo padiglione, dandoci l'opportunità di affrontare tutte le difficoltà che possono esserci nel progettare in modo circolare, dalla scelta dei materiali alle tecnologie a secco fino alla progettazione della demolizione selettiva. L'esperienza più interessante che ho fatto è stato il corso di economia circolare, in quanto mi ha dato la possibilità di apprendere quella che è una nuova pratica innovativa, che va ancora di più a implementare il concetto di sostenibilità. Quindi durante il corso ho appreso tutte quelle conoscenze e competenze che sono adatte per poter affrontare la progettazione, analizzandone sia i materiali, sia le modalità costruttive anche di un'architettura partecipata, sia anche quelle che sono tutte le fasi del ciclo di vita della costruzione in sé per sé. Nel futuro più prossimo sto lavorando a questo progetto nella mia tesi e spero comunque anche dopo la laurea di continuare sempre nell'ambito dell'economia circolare perché lo trovo un campo molto, molto stimolante. Sono quelli di potermi laureare il prima possibile, iniziare la mia carriera lavorativa, ma nel contempo comunque continuare gli studi, sia in ambito architettonico, sia in ambito anche trasversale, quindi molto probabilmente psicologia, perché comunque la ritengo una materia molto adatta e interessante se coniugata con quella che è l'architettura.